Ho combattuto, ed è tanto. Ritenni di poter vincere, ma natura e sorte, studio e sforzi repressero. Ma già è qualcosa essere sceso in lotta, poiché vedo che in mano al fato è la vittoria. Fu in me quanto era possibile, e che nessun venturo secolo potrà negarmi. Ciò che di proprio un vincitore poteva dare, non aver avuto timore della morte, non essersi sottomesso fermo il viso a nessuno che mi fosse simile, aver preferito morte coraggiosa a vita pusillanime. Alle prime luci dell'alba dell'anno santo del 1600, era il giovedì 17 febbraio, un lungo corteo aveva lasciato le carceri secolari dell'Inquisizione di Tordinona, oltre il Tevere, per dirigersi verso il centro di Roma, in Campo dei Fiori, all'angolo con Via dei Balestrari. Secondo la testimonianza che ci viene riferita dal poligrafo tedesco Caspar Schoppe, il corteo, composto dai confratelli della compagnia di San Giovanni del Collato, scortava un condannato a morte, Giordano Bruno. Qui il filosofo venne spogliato, gli venne imposta la mordacchia, uno strumento terribile di tortura. E nella pira, composta da una catasta di legno, finisce l'ultimo atto della vita terrena del pensatore, del filosofo, nato a Nola. Muore così tra le fiamme del rogo il corpo corruttibile di Giordano Bruno, arso dall'Inquisizione cattolica in un disperato tentativo di bruciare, insieme alle carni, un pensiero che negli anni e nei secoli successivi avrebbe valicato frontiere geografiche e temporali. Si conclude così la vita terrena dell'uomo e del martire, che a distanza di 400 anni continua a mostrare tutta l'attualità del proprio pensiero. Giordano Bruno diviene ben presto il simbolo di tutti gli oppressi dal potere, dei filosofi, dei pensatori che finirono le loro esistenze sotto la tortura dell'Inquisizione. Lo stesso Nolano, morto nella piazza di Campo dei Fiori, spogliato dei propri abiti e con la lingua serrata da quello strumento terribile che era la mordacchia, aveva immaginato le ultime ore della propria vita nell'opera Latinae Conscripta. All'età di 52 anni arrivò una fine che dette il senso a tutta la vita di Bruno, come potentissimo simbolo dell'arroganza del potere, di quell'inquisizione responsabile di immani stragi. Erano trascorsi 7 anni dal 27 febbraio del 1593, giorno in cui Giordano Bruno fece il suo ingresso all'interno delle carceri dell'Inquisizione a Roma, nel palazzo del Santo Uffizio, nei pressi della cattedrale di San Pietro. 7 lunghi anni, costellati di angherie, torture, interrogatori incessanti, volti ad annientare il pensiero di questo frate, dell'ordine dei predicatori, dell'uomo che trascorse e percorse in lungo e in largo le strade europee, tra le corti di Parigi e Londra, toccando le più importanti università del tempo. In questo piccolo podere, situato sul Monte Cicala, nasce nel 1548 Filippo Bruno, passato poi alla storia come Giordano Bruno. E questo molto probabilmente era il panorama che il futuro filosofo nato a Nola vide fin da bambino, un panorama importante dove la natura ebbe un ruolo altrettanto importante e un panorama che poi bene o male costellò tutta la sua opera filosofica e letteraria. Giordano Bruno era nato nel 1548 in questa cittadina situata a circa 28 km da Napoli e margini sudorientali della pianura campana, da Fra Ulissa a Savolino e da Giovanni Bruno. La madre era donna d'ingegno, di carattere curioso e amabile, figlia di piccoli proprietari terrieri, mentre il padre, di professione uomo d'arme, era abituato a maneggiare con la stessa dimestichezza sia la spada che la mente. Le notizie che riguardano la famiglia del Nolano sono estrapolate dall'interrogatorio del 26 maggio del 1592, quando Giordano Bruno, dinanzi agli inquisitori veneti, tratteggia il ritratto dei suoi genitori e dell'ambiente familiare nel quale si sviluppò un già precoce carattere forte e determinato. Giordano Bruno, forse grazie anche all'amicizia del padre, trascorse la sua infanzia in una Nola cinquecentesca,
carica di fermenti culturali. Filippo, questo il nome di battesimo del Nolano, inizia a frequentare proprio nella sua città natale il ginnasio di Bartolo di Aloia delle Castelle. È in questa scuola che forse il giovane ha modo di leggere il testo di Copernico sui corpi celesti, pubblicato nel 1543. All'età di 14 anni, nel 1562, si trasferisce a Napoli in una abitazione situata in prossimità della piazza di San Domenico Maggiore, e questo per partecipare alle lezioni di dialettica del Sarnese, uno tra i più noti studiosi contemporanei di Aristotele. Ma è nella città campana che ha modo di apprezzare l'insegnamento di logica di Teofilo da Varano, il maestro e la guida che Bruno terrà sempre nella massima considerazione. È in questa fase della sua vita che inizia a leggere alcuni scritti sull'arte della memoria di Pietro da Ravenna, passi che saranno destinati a segnare in maniera profonda tutta la sua esistenza e il suo pensiero. A 15 anni il Bruno prende gli abiti domenicani, come novizio all'interno del convento di San Domenico a Napoli. Il monastero, uno tra i più noti del tempo, è centro di misticismo, ma anche uno dei più importanti edifici pubblici di Napoli. In quegli anni il convento è riconosciuto come uno tra i maggiori centri d'erudizione appartenente all'ordine dei predicatori, scuola nella quale aveva insegnato Tommaso d'Aquino e dove si forgiavano gli spiriti dei futuri porporati. Dal 1572 al 75 Giordano Bruno trascorre il periodo più importante nella sua preparazione. È infatti in questi anni che all'interno della biblioteca domenicana, fornitissima di testi e di traduzioni, si appassiona per gli scritti dedicati alla memoria e alla cabala ebraica. Dallo studio attento di Raimondo Lullo e Pico della Mirandola ricava il massimo del profitto. Le sue letture si concentrano su uno degli autori messi all'indice dalla Chiesa, giunto in maniera clandestina all'interno del viceregno di Napoli. Legge con passione, condividendone emozioni e stati d'animo, Erasmo da Rotterdam. La serenità conventuale viene di colpo turbata dal primo richiamo della gerarchia ecclesiastica. Nel 1576, per mano del maestro dei novizi del convento di San Domenico, viene scritto il primo atto di accusa. Il pensiero bruniano cominciava a spingersi ben oltre le pareti del monastero e oltre i confini imposti dall'ortodossia. In quest'anno il Nolano viene ammonito dal suo superiore, Fray Eugenio Gagliardo, al Tribunale dell'Inquisizione, per aver tolto dalla sua cella le immagini dei santi, lasciando il solo crocifisso. Più grave carico di conseguenze fu il secondo pronunciamento formulato dal padre provinciale dei Domenicani, scaturito da una disputa consumata all'interno del convento. Qui Giordano Bruno sostenne che gli eretici ariani erano dotti, pur non conoscendo la logica aristotelica, e giustificando in maniera non tanto velata la messa in discussione del più importante dogma della Chiesa di Roma. L'accusa rivolta al novizio non era di poco conto e riguardava direttamente l'interpretazione trinitaria e il suo rapporto stretto con una tradizione teologica tipicamente umanistica, un'accusa che verrà nuovamente formulata a Giordano Bruno negli anni successivi. Egli, uomo di chiesa, incardinato all'interno di uno degli ordini religiosi più affermati, conosceva bene la procedura. Se fosse stato chiuso nel carcere dell'Inquisizione, l'avrebbe atteso la tortura, che come consuetudine del tempo, non risparmiava l'uso di strumenti atti ad estorcere qualsiasi confessione, anche nell'uomo più determinato. Aveva assistito a processi sommari con false verità strappate dagli inquisitori e alle infamanti punizioni inflitte ad altri monaci, processati dalla Chiesa in quegli anni.